Quasi 4 milioni di euro in 3 anni, con uno stanziamento annuo di 1.260.000 euro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale dell'unica università napoletana che si trova nel perimetro del sito UNESCO, Centro Storico di Napoli. L'Università Suor Orsola Benincasa e la Regione Campania hanno firmato un protocollo che prevede una serie di progetti per lo sviluppo del territorio regionale, dalla grotta immersiva di Procida fino al Museo di Capodimonte. In occasione della firma del nuovo protocollo, l'università ha anche presentato i primi risultati e i futuri sviluppi di alcuni progetti già messi in campo nell'ultimo triennio con la Regione Campania nel settore della ricerca, dell'istruzione e dello sviluppo del territorio. Presente all'incontro il rettore Lucio D'Alessandro e il presidente della Regione Vincenzo De Luca. L'idea alla quale lavoriamo è quella di invertire questo terribile asse sud-nord che porta sempre verso il nord i nostri giovani, ma vogliamo fare in modo che questo asse diventi anche un asse nord-sud, soprattutto su alcuni temi come quelli dei beni culturali, nei quali questo territorio ha delle competenze straordinarie. Stiamo lavorando un po' a 360 gradi, recupero della cultura, rilancio del sistema universitario, contrasto alla dispersione scolastica, investimenti, quindi utilizzo pieno delle risorse europee per dinamizzare Napoli e creare opportunità di lavoro e di eventi culturali.